Professor Brizzi, oggi comincia l'anno formativo per quanto riguarda l'attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini. È stato proposto un seminario. Che lezioni ha tenuto ai ragazzi? Sì, il seminario si è concentrato essenzialmente sull'ascesa al potere del fascismo, per cui sulla fase che va dal 1919, quindi la fondazione dei fasci di combattimento, sino all'arrivo di Benito Mussolini al governo nell'ottobre del 1922, e successivamente sulle modalità di mantenimento e di costruzione del consenso del fascismo durante il ventennio, nelle quali non ci si è limitati ovviamente a sistemi di tipo repressivo e alla censura, ma anzi si è mostrato come l'apparato propagandistico fosse qualcosa di articolato, di ricco e che è evoluto nel tempo. Si è discusso di vari strumenti mediali, dalla comunicazione di massa alla radio al cinema, sottolineando anche come un ruolo importante nel progetto totalizzante e totalitario del fascismo, cioè di conquista dell'intera società italiana, lo abbia svolto anche l'inquadramento delle masse, la religione con il concordato del 1929 e lo sport. In definitiva si è cercato di mostrare come il fascismo sia stato un regime di tipo nuovo, un regime totalitario per l'appunto, perché non si è limitato a promettere, come fanno i regimi politici, di garantire il benessere dei cittadini, ma ha puntato a trasformare l'italiano, a realizzare una vera e propria rivoluzione antropologica, diventando cioè un sistema fondato su una vera e propria religione politica. Quanto è importante parlare di linguaggio dell'odio ai giovani, ai ragazzi d'oggi? Il linguaggio dell'odio è qualcosa che nel corso del Novecento e delle ideologie che si sono confrontate, opposte, hanno dominato il XX secolo, è stato fondamentale. Basti pensare che lo stesso Adolf Hitler nel 1933 avesse detto come l'unica idea che non vacilla mai è l'odio, bisogna cioè insegnare alle masse ad odiare. Da questo punto di vista noi vediamo che i grandi regimi totalitari novecenteschi si sono fondati tutti sulla discriminazione dell'estraneo, cioè l'individuazione di un nemico interno al quale attribuire le colpe, le responsabilità dei problemi della politica di quel tempo, e questo è stato veicolato sempre attraverso un linguaggio discriminatorio e di odio.